Guattai a tutti ciurma e benvenuti da Giochirina in questo nuovissimo episodio su Layers of Fear. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 30 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno ragazzi, dopo che la volta scorsa abbiamo trovato l'osso magico per fare anche qui una sorta di, non mi ricordo se era vernice o che roba era. Fatto sta che non ci resta, ragazzi, che di nuovo uscire, andare là fuori per cercare il quarto elemento. Sembrerebbe che stiamo cercando di completare una meravigliosa collezione dell'orrore, oserei dire. Cominciamo bene. Proprio bene. Ignore her. Ignoriamola, certo, siccome è così semplice ignorare una cosa del genere, ragazzi, direi che è il caso di andare avanti e di fare finta di niente, vero? Se lascia appresso un certo non so che de zozzura, è sparita nella pece, madre mia, Gesù, Dio, che cos'è questo posto? Madonna ragazzi, che roba, cioè sta melma sembrerebbe essere tipo, come si dice, pittura o roba del genere. Oh, che tenerezza! No, oddio, tenerezza manco tanto perché c'è un cuore spezzato, chissà perché ragazzi ci sono disegni di bambocci qua in giro. Io non vedo l'ora, guarda, di vivere anche i disegni dei mammocci, o meglio dire bambini. Vabbè, sì, ok, ricominciamo. Drunk, ubriaco, perfetto. Questo già l'avevamo capito, insomma. Non è che dovevate dircelo voi. Selfish, egoista, infatti. Egoista, ubriaco, e quale altro meraviglioso difetto? Oh, caspita, c'era prima quello. Quella figura arrabbiata dovrebbe essere il padre, dovrebbe essere lui che vuole ammazzare questo povero cavallino, ma perché mai? Ok, ragazzi, ok, il gioco sta continuando a cambiare ad una velocità allucinante. No, 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 non comincia. Cioè, ragazzi, cioè, oggi non mi volete fare riposare manco 5 minuti, vero? Cioè, non possiamo avere manco. Oh, porca vacca! No, 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 no. Manco 5 minuti di pace, vero? Va bene, mi avvicinerò a questo meraviglioso orsetto, che ha pure un meraviglioso cappellino da festa, tipo. Posso prenderlo? Che cavolo? Ah, il cappellino. Hey, what is that? Wait, what day is it? It's Sunday? You mean well, why didn't you come and get me? God damn it! You know how I get when I'm caught up in my work! Che? Che cosa? Non ho tanto capito. Fatto sta che l'oscurità. No. Oh, figure enigmatiche. Frecce che ci dovrebbero. Avete finito? Perché oggi potrebbe pure non essere giornata. Frecce che indicano tutte le direzioni, ratti che vanno e che vengono. Fantastico. Allora, qua è tutto assolutamente sbarrato. Ok, e questo è più che chiaro, direi, no? Allora, ragazzi, su questa porta c'è un fiocchetto, sembrerebbe. Ok, però dove devo andare prima? Che qua c'è pure un'altra. Ah, no, qua non c'è nessuna porta, perfetto. Però apriamo i cassetti, i vari cassetti. Oh, aspetta, aspetta, aspetta.
I bambini nel matrimonio, guida al matrimonio, aspettare inaspettato, la magia quotidiana della genitorialità, il nuovo libro di Molly Purce, è un'opera da non perdere per i genitori che stanno aspettando il loro primo figlio. Oh, ma che tenerezza immensa! Hanno pure cercato delle guide. Ok, questa dovrebbe essere la moglie incinta. Che meravigliosa immagine. Va bene, non c'è nient'altro. No, aspettate, non era così un attimo fa. Non era così un attimo fa, non me potete far questo però, e qua non c'era una porta. Va bene, va bene. Qua non c'erano scritte qua un attimo fa. Squit, 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 squit. Ce l'hai questi topi, maledizione. E là? Eh sì! Che cos'era? Ah, non c'è più il buon uomo. Che è successo qua? È come se fosse dipinto l'arredamento. No, come se fosse. È dipinto. Un attimo fa non era così. No, oh, scarpine da bambino. Che tenerezza. Sweet Jesus! Did you just buy half of the department store? Honey, you don't even know yet if it's gonna be a boy or a girl. Ok, ma si è scatenata con gli acquisti. Va bene, allora, anche se qua non vedo assolutamente niente, ecco. No, no, no. Cioè, sto gioco, ragazzi, allora, più lo gioco e peggio diventa. Io non ce la posso fare. Non ce la posso fare, no, seriamente. Veramente. Che figo! Effetto della vernice tipo fuoco, wow! Che meraviglia! Tutto assolutamente meraviglioso, davvero. Oh, pure i disegni nei cassetti, ma dai. Sfiga! A te, pezzo di merda che l'hai rotto! Bravo, va bene? Oddio, ci sono due occhi lì. Oh. Oh. Pidocchi dei topi, zone calve sanguinose, capelli non miei, dove sono le forbici? Bene, ok, c'era uno dei nostri meravigliosi disegni, qua c'è una porta. Ok, sì. Oh, ma che belli disegni che prendono vita, eh? Sì. Dai, però. Cioè, dai, però, così non mi aiutate, maledetti voi siate. Allora. Quanto vi state divertendo? Con me, quanto vi state divertendo? Non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Oh, questo posso prenderlo, attenzione. Che cazzo. Niente giochetti, eh? No, 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 per favore. Niente giochetti di sta grandissima cippa. Io vorrei capire cos'è sta roba che sto raccogliendo. Ah, erano delle pedine? Ah, le ho messe lì? Forse sì, erano pedine. Ma mo dovrebbero esserci tutte, quindi, giusto? Ok, posso interagire anche con queste, aspettate. Qua c'è qualcosa? No, niente con cui interagire. Va bene, io ho messo le pedine, però non c'è nessuno qua che vuole giocare con me. Ah, ecco qua. Eeeh, quanta rabbia! Mamma mia, io l'avevo appena rimessa a posto, You pensate beat me un again. po'. Sometimes I wonder why I even bother. Good thing we didn't bet on it. Meno What? male. Oh. What's so funny? Non lo so, non lo so perché io non ci vedo niente di divertente in tutto questo. No, proprio niente. E tu che continui a piangere? Ha smesso di piangere. Figlia mia, non so che dirti. Effettivamente. Ok, è tutto estremamente meraviglioso. Va bene, io continuo a procedere, sempre sicura, Sì, parlano le nostre spalle. Chi parla alle nostre spalle? Sono nelle vicinanze, mi sa, di un oggetto.
non lo so se indica un oggetto o meno. Fatto sta che qua sto pad sta facendo dei rumori poco piacevoli. Allora, ragazzi, vogliamo parlarne della situazione in questa casa? Perché a me tanto normale, sinceramente, non mi sembra. Ok, quindi cioè dovremmo un attimo ridiscutere come vanno le cose qua dentro, eh? Ci sono scarabocchi addirittura sul soffitto. Quanto è alto sto bambino che fa gli scarabocchi sul soffitto? Ehi, io un'altra volta a sta camera, non cominciate a giocare con me. Non cominciate a giocare con me perché potrei diventare irascibile. Ok, avere una reazione sbagliata e inaspettata, davvero. Ok, otra vez, ancora. E più si aggiungono scarabocchi. E se vabbè. Ok. Va bene. Fluttua tutto meno io. Ok, che meraviglia, che meraviglioso effetto ottico. Ci starebbe un bellissimo quadro qua. Su questo. Ok, siamo tornati alla normalità, oserei dire. Non ci sono più scarabocchi, non c'è niente di niente. Ci stanno questi libri qua che si capisce perché stanno così. Va bene. Ecco, ok. Gesù! No, 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 no! No, 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 no,
Ok, se giochi con bambolotti però no, va bene, posso accettare di tutto, o diciamo quasi tutto, ma giochi con bambolotti no, specialmente con le teste dei bambolotti, va bene? Io ve l'ho detto, io ho avvisato, non mi interessa sapere altro, ok? Ah, che ne dite? Ok, spero di essere stato chiaro, Gesù. Sì. Volete davvero che io mi avvicini a quei cosi? Ma anche no. Il problema è che qua è tutto chiuso. È... Ok. Qua non c'è... vabbè. Vabbè, quando ci sono aggiunti sti bambolotti qua... Ragazzi, no. Continuo a stupirmi della rapidità con cui, ragazzi, questo gioco cambia il proprio assetto. Ah, bambolotto su sedia a rotelle, proprio l'apice, il top della schifezza. Ah! No. Oh, ma perché mi dovete fare questo? Perché? Salve, buon uomo! Salve! No, che sta succedendo? Che sta succedendo? No, non vi muovete così, No, oddio, no, non mi potete fare questo, non mi potete fare questo, vi prego! Ci siamo, eh? Possiamo pure accendere la luce. Pensa a te, che magia incredibile. Eh? Ok, ecco di nuovo, tutto bloccato. Ecco, pezzi di merda, come faccio? Come posso odiarvi così tanto? Come posso odiarvi così tanto? Anzi, forse... Ah. Forse non vi odio manco abbastanza. Capite? Madre mia. Vabbè. Manco abbastanza vi odio. Io procedo di qua. Sì, bravo. Ammazza, ti va. Spacca del naso. Vai. Che qua tanto. Io non ci vado. Ma no. Dietro no. No. Vabbè no. Cioè, ma come pretendete? No. Su serio, cribbio. Non lo so, raga. Non so se continuare di qua.
Non lo so, non lo so, non lo so. È un loop infinito pure questo? Un loop infinito, ok. Va bene. Ok, allora mi sa che mi toccherà andare verso quel rosso dell'inferno. Pa! Ecco, mi hanno chiuso la parete dietro, ragazzi. Ma state a scherzare? No, 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 vabbè, Dio, non mi fa muovere. Siamo tornati qua. Oh, dopo aver vissuto un meraviglioso incubo, siamo tornati qua. Bisogna vivere sempre gli incubi peggiori, vero? Ragazzi? Ok, c'è qualcosa, ragazzi, qua nelle vicinanze. Cos'è? 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 C'è qualcosa qua, dai. Questo. What is this crap? Già. Oh, I'm sorry, princess. No, 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 don't cry. We'll get you a new one. Or better yet, daddy's gonna buy you another dolly. So your other dollies can have a new friend. Bene, si è rotto, oh, è orribile, questo mi pare ovvio. Niente scherzi del piffero, che oggi me ne avete fatti già abbastanza. Ok, comunque gli era nata, ecco. Gli era nata una bambina, ragazzi. Cos'è? Cos'è? Ma aspettate che io stia lì ad aspettare. Davvero? Eh? Davvero? Maledetti voi siate? Ah? Che altro mi volete far trovare? Per la miseria. Oh, è tutto chiuso, davvero? La prima volta, ragazzi, che trovo un mobile chiuso. Pazzesco. Vabbè, qua c'è niente. Sembrerebbe di no. Piatti, stoviglie, cazzi, mazzi. Vabbè. Oh, ma che meravigliosa porta bianca! Chissà perché non mi dice niente di buono. Wow! Potrebbe essere quasi bello questo, ma. No, una bella sensazione. No, no, no. Cosa sono? Ho preso qualcosa. Ah, no, una cosa per caricare. Ah, sì, per caricare tipo queste cose. Perfetto. Chissà perché non mi piace. Chissà perché non mi piace. I rumori soprattutto. Non mi piace, non mi piace. No, no, no. Ok. Mi sembra normale tutto questo, ragazzi. Peggio che andare di notte qua, sul serio. Letteralmente. E vabbè. Quanto vi posso odiare, ragazzi, non sul serio. Non sul serio, basta. Wow, vabbè, qua siamo messi proprio male. Direi che può bastare così. Ok. Il papà arrabbiato, la mamma che stava male, il padre che si è trasformato in un mostro in pratica. Oh Gesù. Little baby, silenzio bambino e notte fonda. Oh cribbio. Le stelle si spengono, il buio è un'onda. No, 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 non ci provare. Non ci provare. Mamma veniva per la ninna nanna. Mamma e papà. Sì. Ora è scomparso.
sa dov'è mamma. Io ce l'ho una vaga impressione. Oh. Sì? Chi è? Gesù. This was a special brush, like a horsehair brush, but different. At that point, I hesitated. Will this really work? Fuck it. I was already halfway through, and besides, it's not like I can just put it all back and forget the whole thing. Certo, non potevi mica, eh. Ci mancherebbe, sono capelli? Che fine hai fatto fare a tua moglie, pezzo di merda? Cioè ragazzi, vabbè, questo è chiarissimo, la bambina, ecco, vedete? La bambina è rimasta da sola e lì c'è una figura nera che probabilmente la spaventava, sarebbe a dire suo padre, per cui proprio a posto, cioè quindi quelle ossa, quel sangue, quella pelle, erano della moglie? Fantastico, e questo quindi praticamente, fatemi capire, ha ammazzato la moglie, ne ha fatto cioè uso per fare un quadro, un'opera d'arte con la bambina in casa. Bene, impostori pelosi mi deridono, certo adesso i topi sono capaci di prenderti per i fondelli, ovvio, si nascondono fra i giocattoli non sono ammessi. Ok, sta bambina che dovrebbe fare nella sua vita? Fammi capire, che male ha fatto sta bambina? Sta cocciando. Non ci siamo. Non ci siamo. Proprio no, proprio no. Ok, oh, ce l'abbiamo fatta! Urrè! Decoriamo il nostro studio, eh? Rendiamolo un po' più macabro, certo, perché non c'è mai fine allo schifo. Questo è poco ma sicuro. E urrè! Se prima erano bottiglie di alcol, adesso sono meravigliosi e orripilanti bambolotti. Io controllo sempre nei cassetti perché non si può mai sapere. I capelli effettivamente mi mancavano, avevo detto che ci mancava qualcos'altro, i capelli non ci avevo pensato perché ho detto organi, ho detto tante altre cose. Oddio. Ok, questo già ha una forma più specifica e direi che è una cosa assolutamente orripilante, ok? Non è che è la moglie, no? Andata. Ok, quindi in pratica mi stai a dire che l'hai ammazzata già, no? Mi hai fatto quello che dovevi fare? Ci mancano due aspetti, ragazzi. Direi... fatemi soltanto vedere per curiosità. Oh, stavolta non si parte con un corridoio. Ma pensate. Comunque, allora, ragazzi. Continuo a dire che più andiamo avanti, ragazzi, più questo gioco diventa spettrale e pauroso. Davvero. Con quello che ho giocato fino ad ora, ragazzi, penso di poter cominciare a dire che forse è uno dei giochi horror migliori a cui ho mai giocato. Perché, cioè, veramente, ragazzi, ci hanno saputo fare. Ho visto che è uscito il secondo, tra l'altro, se non sbaglio, tipo il 28 maggio usciva una cosa del genere. Ah, sarebbe a dire tipo ieri, forse, o due giorni fa. Ho visto che è uscito il secondo, magari una volta terminato questo, ragazzi, se il secondo non dovesse avere un prezzo troppo inaccessibile, magari potrei farci il pensiero e vedere se riesco a prenderlo. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione, un bacio a tutti ragazzi, ciao! Vi ricordo ragazzi che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link nei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!